Ciao, sono Francesca da Milano. Sono venuta a questo corso per apprendere delle nozioni tecniche sull'addestramento e ho imparato delle cose nuove, non solo a livello tecnico, ma anche a livello umano. Mi sono formata come persona. È stata per me un'esperienza altamente formativa. Mi ha dato delle cose in più. E penso che, a parte appunto il profilo come addestratore, ho imparato sicuramente ad approcciarmi al cavallo in maniera più naturale e più conforme alla sua indole, alla sua natura, ma anche come persona sicuramente uscirò migliorata da questa esperienza. Ringrazio tantissimo i miei compagni di corso, con cui mi sono trovata benissimo, e penso che appunto avremo modo di rivederci di nuovo, e soprattutto Onofre e Francesco. Salve, sono Marcella Mele, vengo da Bari. Sono arrivata con la consapevolezza di voler imparare qualcosa di più sul cavallo e me ne vado con delle conferme e delle certezze. Ho fatto tante esperienze in questo corso, una diversa dall'altra, positive e negative. Nel complesso sono state tutte forti, mi hanno lasciato tanto. E la cosa più bella è stata sentire l'armonia del gruppo nell'ultima prova, che è stata forse quella più difficile, per me almeno, cioè dormire con il cavallo. E là ho capito che siamo veramente un gruppo. Ringrazio Onofrio Carubo Toscano e Francesco Mistretta e saluto. Ciao, sono Francesca Chiarelli e vengo da Torino. Questa è stata una settimana bellissima, ho conosciuto tante persone fantastiche, sia dal punto di vista della simpatia, della disponibilità, che anche della serietà. E mi sento di dire che in una settimana ho imparato più che in un anno e mezzo di equitazione. Cioè, questo non vuol dire che in una settimana mi sento ora una campionessa nell'arte equestre, però quello che si impara qui è la tecnica, è un metodo di lavoro che funziona, da poter applicare poi lavorando da soli, senza essere seguiti da nessuno. E questo penso sia la cosa più importante. Grazie di tutto, ciao. Sono Nicola Sasanelli, vengo da Gioia del Colle in provincia di Bari. Attraverso questo corso organizzato dalla IASA mi ha fatto provare tutta una serie di sensazioni ed emozioni davvero molto grandi, e quindi attraverso questo ho potuto capire che per poter addestrare i cavalli ci vuole una grande sensibilità soprattutto, e quindi nessuno dei due, né l'uomo né il cavallo, deve prevalere sull'altro, ma creare insieme il binomio. E quindi per questo credo che per poter addestrare un cavallo ci vuole un grande cuore, una grande sensibilità e una grande tecnica. Cuore e sensibilità dovremmo mettercela noi. Per quanto riguarda la tecnica, posso dire che attraverso la IASE si può imparare. Aggiungo un grande ringraziamento sia a Francesco Mistretta che al maestro Onofrio Garruba. Un grazie, e spero di poter rivedere tutti i miei amici di corso. E ragazzi, provate, venite e vedrete cosa significa un corso IASE. Grazie. Ciao a tutti, sono Fabrizio e vengo da Cagliari. Sono molto contento di aver partecipato a questo corso perché mi ha dato un modo di confermare molte mie teorie, mie tesi che avevo sui cavalli, e mi ha dato la possibilità di approfondire tante cose su questi bellissimi animali che ancora non sapevo. La IASE è una scuola che ti dà la possibilità di poter veramente conoscere il mondo dei cavalli, ed è una cosa bella. Questo mi ha formato senz'altro molto di più. Ciao a tutti, venite a trovarci in Sardegna, che abbiamo il centro anche noi, una CEA affiliata alla IASE. Ciao a tutti, sono Paolo Tellavito, vengo da Gioia del Colle. Questa settimana per me è stata molto significativa, perché abbiamo appunto capito la vera arte equestre vivendo stretto contatto con i cavalli. Il corso è stato strutturato in maniera coinvolgente, infatti mi è piaciuta molto la tecnica di discutere di determinate caratteristiche e argomenti, e poi toccarle veramente con mano, con cavalli già
addestrati, ma che comunque sperimenteremo con i nostri centri. Sono molto convinto che riusciremo ad avere un'impressione come quella che abbiamo avuto qui in questa settimana. Concludo ringraziando i miei amici corsisti che comunque hanno vissuto con me un'esperienza molto, molto significativa, e ringrazio ancora una volta Nonò che ci ha fatto divertire veramente molto, e senza dubbio anche Francesco che comunque continua ad essere una grande persona. Ciao, sono Dagmar Pfistra, sono austriaca di nazionalità, vivo da 2 anni in Sardegna. E purtroppo il mio italiano mi limita di esprimermi più profondamente, però condivido completamente quello che hanno detto i miei amici e compagni del corso. E venite a provare questa esperienza nuova. Ciao a tutti, grazie. Und allen Deutschsprachigen möchte ich gerne sagen, dass es sich lohnt, sich an den Kurs einzuschreiben. Es ist ein einmaliges Erlebnis. Das Schönste war, mit den Pferden zu schlafen, und ich denke, mit dem habe ich schon alles gesagt. Kommt uns besuchen und schreibt da einen in den Kurs von der Ayase. Tschüss.